Liberi TV, siamo al Teatro Palladium a Roma, nel quartiere Garbatella, dove eh, si sta svolgendo il Festival di Cinema Internazionale eh, Arcipelago, che è arrivato alla terza edizione. Eh, oggi c'è la conferenza stampa di presentazione del film 87 ore, Gli ultimi giorni di Francesco Mastro Giovanni, che racconta, la regista è Costanza Quatriglio, racconta la storia degli ultimi giorni di vita di Francesco Mastro Giovanni. E una, è una vicenda di cui ci siamo occupati eh, varie volte, siamo qui con Riccardo Nuri eh, Nouri che ci eh, racconta, eh, essendo il portavoce eh, italiano di eh, Amnesty International, ci racconta, anche lui l'ha seguita dall'inizio, questa storia e cosa, eh, è questo film. Ma questo film è di straordinaria importanza perché ripropone all'opinione pubblica un caso dimenticato eh, che risale a sei anni fa, su cui non c'è stata sufficiente attenzione ed è un caso paradossale perché è tutto documentato, questo film ha una regista ma ha una sorta di aiuto regia che è il sistema di sorveglianza del reparto psichiatrico dell'ospedale di Vallo della Lucania che riprende tutto eh, minuto per minuto di questa agonia infinita eh, che nel, nell'estate del 2009 porta via la vita di Francesco Mastro Giovanni. E il paradosso è che è tutto documentato, tutto visibile e rimane una domanda eh, sul perché sia successo tutto questo, una domanda che neanche dal punto di vista giudiziario potrà avere una, una risposta soddisfacente per quanto emergeranno la responsabilità, come mi auguro, delle persone che sono attualmente sotto processo in secondo grado. Il processo si sta ancora svolgendo, oggi e domani se non sbaglio ci sono ancora delle udienze che poi porteranno a una sentenza. Ehm, effettivamente le immagini furono già riprodotte nel 2012 dall'Espresso. Quest'uomo legato al letto, eh, non nutrito, dimenticato, eh, nemmeno dissetato, e, e sono immagini strazianti. Ecco, a noi chiediamo anche quanto si sente con casi come questo, ma penso anche all'ultimo di Andrea Soldi che è stato eh, afferrato e, e soffocato in mezzo a un giardino pubblico proprio per, per un trattamento sanitario obbligatorio. Come ricorda questo caso di Francesco Mastro Giovanni, ecco, quanto si sente l'urgenza di un reato di tortura in Italia? È, è un'urgenza infinita. Eh, io ho passato la maggior parte dei 40 anni di attività di Amnesty International Italia a svolgere insieme a associazioni a qualche parlamentare di buona volontà, una campagna per l'introduzione del reato di tortura. Stiamo entrando nel ventisettesimo anno di assenza dal codice penale di questo reato che avrebbe dovuto essere introdotto quando nel, nell'88 l'Italia ratificò la Convenzione dell'ONU contro la tortura. E, e che ce ne fosse bisogno e che ce ne sia bisogno lo documentano i casi eh, di eh, grave violazione dei diritti umani avvenuti nel nostro Paese. Eh, Casi su cui i giudici hanno detto in alcuni casi che non c'era nel codice penale la parola per definire gli atti che avevano individuato a carico di responsabili eh, o eh, funzionari o agenti delle forze di polizia. E in questo caso eh, c'è in più un, un tema che in Italia si affronta poco, cioè l'abuso del TSO, che è una forma incontrollata, arbitraria, spesso l'unica a cui si ricorre. In situazioni nelle quali per una momentanea debolezza, una momentanea incapacità di, 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 di agire in maniera lucida, delle persone si ritrovano eh, in balia delle forze dello Stato e con comportamenti, con forme di pressione, con appunto, questo trattamento sanitario obbligatorio che spesso determina il loro destino. Poi un trattamento sanitario obbligatorio che non è condotto quasi mai da medici, ovvero c'è la presenza ma poi ci sono vigili urbani, lì deve decretare il sindaco, nel caso di Mastro Giovanni fu questo, fu proprio firmato dal sindaco allora di, di, Polla, di Pollica, Angelo Vassallo, che insomma adesso poi è deceduto nel, nel frattempo, eh, appunto anche gli operatori che vengono utilizzati sono non idonei forse a questo tipo di interventi. No, è chiaro che occorre, occorre un controllo, occorre la formazione, occorre personale che sia competente e addestrato per farlo. Qui siamo in una terra di nessuno in cui questo strumento si applica spesso senza alternative da parte di personale che non è neanche competente per farlo. Ringraziamo Riccardo Nuri, portavoce italiano di Amnesty International.